È iniziata con successo la 32esima edizione del torneo di maggio, un torneo un po' particolare quest'anno, diviso in due parti. Sì, 32esima edizione di maggio, eccezionalmente di settembre. Avviso tutti, succederà solo questa volta. È stato molto, molto faticoso organizzare e farla in due parti, ma in due parti così lontani. Però non potevamo fare altrimenti, perché a maggio, per problemi logistici dettati dalla pandemia, non siamo riusciti a organizzarla. Volevamo comunque, perché ci teniamo alla nostra manifestazione così com'è stasera, con le sfilate, con gli spettacoli, con le gare, e quindi abbiamo detto per un anno spostiamola a settembre ed eccoci qua. Prima serata andata, restano ancora due giorni di un intenso programma di divertimento. Sì, ancora due giorni, sabato sera oggi, sfilate, spettacoli, sono dei spettacoli bellissimi questa sera nel centro storico. Il centro storico è pieno di animazioni, ci sarà la grande sfilata di tutti i borghi e di tutti i borghi, i gruppi ospiti. E domani siamo praticamente orgogliosi della giornata, perché ci sono tante novità. La prima tra tutte sono questi stage principalmente fatti per i bambini, quindi la domenica la vogliamo proprio dedicare alle famiglie. Questi stage dei bambini, che sono di tamburi, di tiro con l'arco, scherma medievale e creta, che aiutano un po', perché tempo fa più di un bambino ci ha chiesto come si poteva fare per diventare un tamburo del torneo di maggio, e da lì è nata la nostra idea e abbiamo pensato di fare uno stage con i tamburi del torneo di maggio. E al pomeriggio invece il borgo sarà totalmente a tema anno 1000. I borghi e le cerimoniere, che da anni lavorano, fanno vestiti, cucinano vestiti, ricamano, mettono in vetrina il loro lavoro. Ci saranno ambientazioni, antichi mestieri, workshop, quindi siamo molto contenti di questa novità. E un'altra novità di quest'anno sono gli Arduini virtuali per accedere alle bettole. Sì, Arduini virtuali, sì, è una novità, e alcuni ci dicono, beh, però i cellulari, però è vero, siamo nell'anno 1000, ma anche qualche comodità in più ci può stare. E quindi invito tutti ad andare sul sito www.torneodimaggio.com, ci sono tutte le istruzioni e tutte le indicazioni di come fare, di come comprare e pagare virtualmente con il proprio smartphone. Quindi non resta che lanciare un appello di venire tutti al torneo di maggio. Sì, invito tutti a venire al torneo di maggio, incontrare il nostro Re Arduino e la nostra Regina Berta, i borghi, le bettole che hanno fatto un gran lavoro, e ci sono dei menù per tutti i gusti, quindi vi aspettiamo a Cornier.